succede. Sono le congiunzioni, le congiunzioni. Ti attengo un super tra fra, quelle sono le preposizioni. Noi invece dobbiamo fare le proposizioni. Pre, pro. Abbiamo trovato. Alleluia, allora. Forza, struttura del periodo. Struttura del periodo, ci siamo. Posa quel telefono, cominciamo a posare questi telefoni, sa? Non ti serve il telefono, cosa ti serve? Ti serve il libro, che non sai niente, forza! Ma da dove stai leggendo? Ma stai a struttura del periodo? Nella comunicazione quotidiana? Va. Ecco, fermiamoci qua. Già hai evidenziato queste cose, le cose più importanti. Ecco, allora, quindi ti fa anche l'esempio della frase. Cosa ti scrive? Sui muri, che brutta frase, sui muri erano comparse delle svastiche. Un ebreo era stato molestato, virgola, virgola, alcuni comunisti percossi, virgola, ma in generale la vita proseguiva come al solito. Beh, quindi ti ha detto, un periodo è formato. Proposizioni, mo sbagliavo pure io. Proposizioni, quanto sono, quanti sono i verbi, ok? Quindi quanti verbi hai qui in questo periodo? E casomai erano comparse tutte insieme, composto. Erano comparse poi e un poi. Era stato molestato. Percossi, percossi prima sta. Proseguire, 4. Quindi abbiamo 4 verbi, quindi sono 4 proposizioni. Aspetta, dopo vediamo. Mo riusciamo a ricordarci qual è la principale, quella indipendente. Qual è la proposizione principale, quella che ha significato anche da sola. Benissimo, quindi tra queste frasi, tra queste proposizioni. Cominciamo a chiamarle proposizioni, sarebbero le frasi. Quale tra queste proposizioni è la principale? È quella indipendente, quindi quella che ha significato anche da sola. Non abbiamo ancora capito. Vediamo cosa ci dice dopo. Su questa frase qua cosa ci dice? Leggiamo qua, vedi, allora la proposizione principale è sempre la stessa pagina, giù a tutto. La proposizione principale non ha un posto fisso all'interno del periodo, può trovarsi ovunque. Quest'altra frase già te la analizza. Manzoni scrisse Promessi Sposi per dare un esempio
principale o la subordinata, che sono legate appunto all'altra proposizione tramite le congiunzioni, oppure i segni di punteggiatura, che era il caso della frase precedente, perché nella frase precedente avevamo sui muri erano comparse delle svastiche. Ha senso se io dico solo sui muri erano comparse delle svastiche? Sì, quindi è una principale. Un ebreo era stato molestato. Ha senso se io dico solo un ebreo era stato molestato? Sì. Alcuni comunisti percossi, sottinteso, erano stati percossi. Ha senso se io dico solo alcuni comunisti erano stati percossi? Sì, quindi anche questa potrebbe essere. Quella che non è una principale è: ma in generale la vita proseguiva come al solito. Perché? Perché? Per il verbo. Perché cosa ci dice il verbo? Il verbo sta all'imperfetto, ma non dipende da quello. No, dipende dal fatto che c'è la congiunzione. Non la vedi che io, guarda, io veramente, io ti faccio proprio scema in 2 secondi. Io sto dicendo una marea di stupidaggini e tu mi stai dando pure ragione. Ma quando mai? Ma in generale la vita proseguiva come al solito, una subordinata di che? E che cos'è? Che subordinata è? È una coordinata, c'è la congiunzione, l'abbiamo detto prima. Cioè ma in generale la vita prosegue come al solito. È una coordinata, quindi è come se fosse un'altra principale legata alla principale con la congiunzione. Non è nessuna subordinata, non ci sono subordinate. Sono tutte frasi che hanno senso da sole. Sei confusa perché tu ti fai confondere da me. Mi puoi dare anche torto. Non è che io ho sempre ragione, cioè io non è che sono Dio che ho sempre ragione. Allora, questa frase poi la cancelli dalla tua mente, perché non è vero, io ho sempre ragione, però per farti capire. Vabbè. Andiamo avanti, andiamo alla frase dopo. È la frase dopo, quella di Manzoni, no? Cioè, per dare un esempio alla Lia. Alla nazione, quindi per dare, in questo caso questo per dare invece rappresenta una subordinata. Perché? Che cos'è una? Se io dico io scrivo i promessi sposi per darti un esempio, in questo mio volerti dare un esempio, che cosa voglio fare? Le subordinate non ce le ricordiamo proprio, altro che ripetizione, quasi dovrebbe fare tutta la spiegazione da capo. Sì. Andiamo avanti. Aspetta, fammi vedere qua cosa dice, se ci può servire. Vabbè. Oh là 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 là, andiamo avanti. Vabbè, il periodo semplice, leggiamo che cos'è il periodo semplice. Ma tanto sono cose che alla fine non ti servono, però almeno per sapere le definizioni. La professoressa all'interrogazione ti chiede queste cose? Non ti può chiedere queste cose, la professoressa all'interrogazione ti farà analizzare una frase sicuramente. Allora, il periodo semplice è formato da una sola preposizione, composto, proposizione, sbaglio anche in proposizione, composto più proposizioni indipendenti. Complesso, principale e subordinate. Va bene, questo non ci serve ai fini del comprendere l'analisi del periodo. Allora andiamo a questa frase, questa già ce l'hai divisa, sicuro. Fammi vedere. Allora, dobbiamo contare i verbi, i predicati, per vedere quante proposizioni ci sono. Facciamo le classiche, i slash, le barrette. Sbarra, chiamale come vuoi tu. Quindi Manzoni scrisse Promessi Sposi per dare un esempio di lingua alla nazione, ma anche per definire il romanzo storico in Italia, sapendo che non c'era ancora un esempio valido da imitare. Quanti
ci sono. Scrisse: dare, definire, sapendo, imitare. Quindi quante proposizioni sono? Perché quanto te ne sei persa una per strada? Cinque frasi. Bene. Qual è la frase che ha senso anche da sola? Mangioni scrisse promessi sposi, quindi quella è la principale. Ci sono coordinate alla principale. Io non evito. No. Quelle sono finali, sono subordinate. Per dare, per definire. Quelle è un gerundio che ti indica una subordinata. Sai quando, ti ricordi quando facevamo quegli esercizi? Quando passavamo le subordinate dai modi finiti ai modi indefiniti. Il gerundio a volte sostituiva la congiunzione, in questo caso la preposizione, non la proposizione. Qua sarebbe un pur sapendo, sapendo, pur sapendo che non c'era ancora un esempio valido. Non ti chiedo che subordinata è perché sicuramente non lo sai. Ecco. Guarda, guarda, te lo dice anche il libro, vedi, perché io lo so che io nella vita, io parlo a bambera, io lo so che queste cose le abbiamo fatte. Ecco. Leggi quello che c'è scritto sotto, guarda gli ultimi due righi. La regola da seguire è la seguente. Lasciamo stare. Mi interessa che tu capisca. Necessario, bisogna.
Siamo su una